Wall Street, il Dow Jones è in calo, meno 0,89%, e si attesta su 34.715,39 punti in chiusura. Sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola 14.846,46 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto meno 0,06%, terminando le negoziazioni a 14.198,3 punti. Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri listini continentali, che accusano perdite consistenti. Si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dell'1,25%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,88%, vendite su Parigi, che registra un ribasso dell'1,27%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto automotive con un calo di meno 3,15%. Aggressivo ribasso per Stellantis, che passa di mano in perdita del 3,85%. Pubblicate le vendite al dettaglio del Regno Unito, pari a meno 3,7%. Martedì è in programma il dato sull'indice IFO della Germania. Negli Stati Uniti sempre martedì i mercati sono in attesa della fiducia consumatori,